c'è sempre quest'uomo che di sorprese ne ha infinite, che praticamente per il mio compleanno ha deciso di regalarmi una qualche cosa che ancora non ho capito. Comunque il mio compleanno era tipo un mese e mezzo fa, però noi ci facciamo i regali in ritardo sempre. Mi vuole portare da qualche parte, però non ho capito, io giuro non so dove stiamo andando. Però mi ha detto puoi vloggare perché è carino se vloggi. Ci vediamo dopo, non so dove stiamo andando, però bella raga. Bella. Siccome non so dove stiamo andando, pensavo fossimo già arrivati quasi più o meno, no? Ma visto che siamo tipo da mezz'ora in macchina. Poi mi ha indicato il navigatore che dice che arriviamo tra un'ora e mezza. Tra un'ora e mezza. Dove stiamo andando, fra? In un posto bellissimo. Sì, va in Tibet. Visto che non c'è scritta la destinazione sul navigatore, ho studiato attentamente il telefono, ho capito dove stiamo andando. Stiamo andando in Giappone. Guarda qua. Come si dice arriviamo in giapponese? So desu ne. Per passare il tempo abbiamo deciso di dissarci a vicenda su questo beat. Senti questa hit. Io sono il capo del freestyle, anche se sto guidando, come vedi non sbaglio un colpo. Caffè Kimbo, sei l'ultimo perché se ti vesti di pink ti metto sotto sopra come i Stranger Things. Madò che rima, non ci ho pensato mica per un'ora stamattina prima di fartela qua in macchinina. Chiamo Lorenzo, il mio amico, che se lo cago Ci penso. Esatto. E c'è sto pezzo e non capisco cosa fare quando non finisce il beat. Quindi parlo un po' a caso, faccio finta di essere capace, ma non lo sono. Che bel passatempo. Come possiamo andare più in basso di così? Non lo so. È cambiato. Sono bello e di lato. Che figata sto prato. Il mio migliore amico è un tatuato. Oh mio Dio. Va bene, basta. È stato bellissimo. Abbiamo scoperto dopo un'ora e mezza dove stiamo andando, ed è a Verona. Dopo un'ora e mezza abbiamo capito dove stiamo. Cioè, ho capito. Lui fortunatamente lo sa, se no siamo nella cacca. Fino a Verona ci siamo, però dove? Vediamo. Ci saranno tantissimi colori. In un asilo. Bravo. Hai visto? Avrei dovuto immaginarlo. Siamo alla banca popolare. Vuoi farmi versare il cash? No, bravo, voglio fare come in casa di carta. Ok. Ma come siamo finiti a Verona in una giornata dove pensavo di finire a Casal Pusterlengo? Sai come si chiama questo ponte, zio? Sì che lo so. Come? Ponte Levatoio. Ah, si chiama Gabri. Dai, fra, ridi, fra. Grazie, le views, grazie. Mi stai facendo fare il turista. Ragazzi, siamo a Verona, in questo vlog io oggi farò Alberto Angela, che vi spiega come vengono su con Minecraft, Ti devo vloggare? No, i vlogger, quelli che ha milioni di iscritti, si vloggano da soli. Sto cagando sotto, zì. Minchia. Ma che alto, fra. Ha appena cagato il piccione. Davvero? Sì. Vabbè, dai, porta fortuna. Vediamo, Gino e Teresa, perfetto, la prima cosa che ho letto. Allora, buongiorno. Cazzo, ma è bella, vero? Non c'ero mai stato. Perché mi porta in questi posti romantici? Avrà un secondo fine, Lorenzo? Secondo me sì. No, non ci credo, sono andato. Ah, no, è lì. Secondo me quell'uomo ha un secondo fine. Mi ha portato qua dove si portano le ragazze di solito. Siccome Lorenzo è stato così sgamato da portare un pennarello, minchia, è intelligentissimo. Non bianco, mai... quindi che si legge. Esatto, adesso scriveremo qui su questo punto qua, così sapete dov'è. Scriviamo, lui ha già scritto Lore. E io scrivo Lore 2. Così almeno sapete che chi viene qua c'è la nostra scritta. Poi ci pensa... Lore 2. Fatevi una foto e mandatemela nei direct di Instagram se trovate questa scritta qua. No, non nel direct, taggate raga che è una hit. Che figata le foto. Guardate dove siamo, così capite. Comunque la scritta nostra. Siamo qua raga, qui. Ok? Vedi, tac, ponte. Sì, hanno capito. Il ponte. Hanno capito, non sono scemi, hanno capito. Dai. E alla fine ho scoperto qual era il mio regalo. Lorenzo, se non lo vedete, è lì. Guarda che... che sexy man. E siamo, signori e signori, al Colosseo. Non so se vi ricordate la gaffa che ho fatto durante quell'episodio di come che si chiamava? Trova... no, vabbè, quello dove dovevi indovinare il posto, dove ho scambiato l'Arena di Verona per il Colosseo. Solo perché sono una persona acculturata, te la indovino anche se c'è poca qualità.
perché sono una persona troppo acculturata io. Qui. Ah già. E siamo all'Arena di Verona. In realtà c'è il concerto di Jovanotti. Siccome Lorenzo mi ha portato qua, io sono Lorenzo, quindi Lorenzo ha portato Lorenzo a vedere Lorenzo, perché anche Jovanotti si chiama Lorenzo. Quindi è tutto un inciuccio tra Lorenzi, però vabbè. E niente raga, abbiamo appena beccato Giova. Abbiamo fatto due chiacchiere, questa è la foto. E sono proprio contento di essere qua. Siamo entrati adesso all'Arena, che è grossa. Quando qualcuno cerca di far partire la ola ma non ci riesce, però apprezziamo il tentativo. Il tentativo poco riuscito. Mi dispiace un sacco. L'uomo del mondo numero uno, dategli i miei iscritti. Fra, abbiamo sbagliato concerto, fra. Ma ti rendi conto? Era Gali questo. Abbiamo sbagliato. Pensavo di andare a vedere Jovanotti. Ok ragazzi, questa è una cosa che non mi sarei mai aspettato in vita mia. C'è GTA sullo sfondo dello schermo. Martin Garrix 130. Degeneratissima. Cosa succede? E non ha bevuto niente. Fumo e rido. E ride. Alfabeto. Rari. Ragazzi, è iniziato a fare un freddo cane. Abbiamo finito, è stato molto divertente. Ci siamo stati troppi Lorenzi in questa giornata. Comunque è stato molto molto figo. Sei contento di questo concerto? Sono mega contento e non mi stanco mai di vederlo. Va bene, adesso andiamo ad Albano. Ok. Energia buona. Alfa, alfa, alfabeto, ua, a.